Icon Palestre a Montesilvano e il nuovissimo centro fitness in via Ruffilli 1. Vuoi noleggiare un'auto? Pronto Rent, l'auto noleggio vicino casa tua. Ragazzi, siamo giunti al momento della notizia, insomma, della curiosità. Quella di oggi, più che curiosità, insomma, è una riflessione che bisogna fare, perché il sogno degli alchimisti, quello di dell'elisir di lunga vita, forse non sarà più un'utopia. Perché? Perché qua, da quando abbiamo superato il 2000, hanno cominciato dal 2005 i laboratori americani, ma non solo, anche giapponesi, insomma, dappertutto, in tutto il mondo, a fare proprio delle ricerche sul DNA e su come poter allungare la vita, insomma, la gerontologia, cioè studiano appunto il periodo dell'anzianità e come poter conservare al meglio la genetica, il corpo, la mente soprattutto, e la cosa più importante è curare delle malattie che purtroppo possono subentrare a una certa età. Insomma, ci sono due strade, grosso modo, io non sono ovviamente, non sono assolutamente un'esperta non sono una scienziata, una ricercatrice, però da quello che ho letto sui giornali, su ANSA, da una ricerca fatta, ci sono presso a poco due strade. Una strada è quella del sangue, che è abbastanza inquietante, perché negli Stati Uniti che cosa è successo? Siccome in un laboratorio di Università di Stanford e Berkeley in California hanno cominciato nel 2005 a fare appunto degli esperimenti sui topi, poveretti sti topi, riprendendo dei vecchi esperimenti degli anni 50. Perché dicevano che con la congiunzione tra due topi, uno giovane e uno anziano, quello giovane poteva appunto portare giovamento, salute a quello più anziano. Negli anni 50, insomma, hanno fatto delle cose molto folli che non siamo qui a dire, però nel 2005 sono venuti sono arrivati a fare trasfusioni di sangue dal topo giovane a quello anziano e hanno visto che ci sono veramente dei risultati. Allora hanno pubblicato questo esperimento, è stato pubblicato, è abbastanza raccapricciante, perché un pochino, quando si parla di queste cose, di sangue, fa pensare ai personaggi più atroci della storia, come Lady Bathory, Blood, o le leggende attuali sulle lobby mondiali, che, insomma, di ultramiliardari che bevono sangue. Fa pensare a cose strane, però in realtà non è così assolutamente. Perché? Perché questa ricerca hanno puntualizzato e sottolineato che non è il sangue, ma il plasma a livello umano che può essere appunto trasfuso per migliorare la salute di una persona, per curare soprattutto delle malattie in futuro. Si può pensare a un trattamento, ma comunque è da provare e soprattutto da approvare dalla FDA, che sarebbe proprio il ministero, l'ufficio del ministero che approva i farmaci, gli alimenti e tutte queste cose. Però purtroppo qualcuno ha approfittato nel 2016 di questi esperimenti, nonostante ancora oggi questa trasfusione dal giovane all'anziano del plasma è una pseudoscienza, viene trattata essenzialmente dal mondo scientifico come pseudoscienza. Qualcuno se ne è approfittato ed è stata un'azienda in America, pensate un po', che fa proprio raccolta di sangue. Che cosa ha fatto questa azienda? Nel 2016, con la scusa di fare dei test, si faceva pagare 8.000 euro per fare una trasfusione di plasma da giovane, di sangue giovane a sangue anziano. Questo nel 2017 hanno aderito 600 persone a questo programma. Ma questa FDA è intervenuta, questo
ufficio federale, è intervenuto e ha detto non vi fidate assolutamente, si è riferito soprattutto ai giovani, di assolutamente avere a che fare, a dare sangue per queste cose, e soprattutto ha detto questa FDA, state attenti a queste cose perché ancora non sono state approvate e soprattutto devono essere sperimentate, devono essere provate, ancora non, la ricerca è in alto mare, non siamo arrivati a questo punto, quindi è successa questa cosa assurda in America, proprio fino al 2019 c'è stato, dal 2016 al 2019 però questa cosa andava, cioè qualcuno si era messo in testa di fare soldi con queste trasfusioni, molte aziende, però dopo l'avvertimento di questi uffici americani della FDA, ovviamente questa azienda si è fermata e non ha più fatto questo tipo di pratica, ha sospeso i test, perché per loro erano test. Ora, questa era la prima strada su cui stanno lavorando della trasfusione, ma stanno ancora facendo delle ricerche, è chiaro. Ma una ricerca invece interessante, l'altra via, è quella della longevità, quella degli studi della reverse aging, cioè addirittura può invertire il processo di invecchiamento, degli studi fatti da David Sinclair, che è un ricercatore di Harvard, australiano, che però si è trasferito ad Harvard, che ha fatto delle scoperte importantissime, sono tutte scritte in un libro che ha pubblicato. Quali sono queste scoperte? Ovviamente non c'è la pillola magica, quella della magia, no? Che ti fa tornare, come il Faust, diciamo, l'intruglio che ti fa tornare insomma, indietro nel tempo. Ma esiste però un modo, cioè un modo sano di vita per poter, appunto, attraverso l'alimentazione, attraverso lo sport e attraverso tre elementi che lui consiglia di prendere, ovviamente con prescrizione medica, è tutto scritto nel suo libro. Lui dice il resveratrolo, che servirebbe proprio al riparare il DNA, il resveratrolo che sta pure nel vino, per dire. Poi ci sarebbe la metformina, che è un elemento che David Sinclair sostiene è molto importante, perché è stato provato per tanti anni, è quello che spesso prendono i diabetici, e serve proprio anche quello a riparare le cellule. E infine c'è un ultimo elemento che lui considera in questa cosa, insomma, è la NMN, che è un precursore della molecola NAD+, che sarebbe questa molecola NAD+, è la molecola detta molecola della giovinezza, cioè ovvero è una molecola che riesce ad attivare la sirtuina, i lieviti, cioè sti lieviti adesso dovrebbero attivare appunto un processo che va a rigenerare il DNA. Ora, detto così, sembra roba di New Age, ma è tutto scritto nel libro Lifespan, cioè perché invecchiamo e perché non dobbiamo farlo, che sarebbe appunto il libro di questo ricercatore David Sinclair, che io vi consiglio di andare a vedere un po' quello che dice questo ricercatore, perché ha veramente creato molto interesse in tutto il mondo, perché la sua non è una formula, ripeto, una formula magica, in fondo sono quelle cose che ci diceva anche la nonna, no? Di mangiare sano, di mangiare determinati alimenti, di fare la passeggiata, di fare lo sport, insomma, sono quelle cose naturali che dovremmo fare. Però lui è riuscito a scoprire, anche attraverso vari esperimenti, che ci sono cose che funzionano e possono addirittura invertire, cioè, tutto quanto in itinere, ci saranno in futuro appunto nuove comunicazioni in merito, però ecco, come dicevo all'inizio, l'elisir di lunga vita potrebbe essere non più una semplice utopia, ma qualcosa che si avvicina molto alla realizzazione, alla realtà. E adesso ascoltiamo Beniamino Cardines e una delle sue teologhe.